Fellow Tarnished, welcome back. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Stiamo registrando e è arrivato il momento del nostro primo castello. E non è Stormveil, è Hyght. Ci siamo. Questo è qualcosa che dovrebbe essere più di un normale accampamento, ma meno di un vero e proprio dungeon. Una sorta di dungeon secondario all'aperto. Non credo ci sia un boss, onestamente. Distinto non direi che ci sia un boss, ma potrei sbagliarmi. E sarei felicissimo. Di sbagliarmi. È un piacere essere qui. È un gran dispiacere non avere statistiche mentali valide, ma stiamo per fermarci dal potenziare quelle fisiche, solo che livellare è molto impegnativo. Diventeremo... Ah, si stanno difendendo contro... Wow, addirittura un seme! Allora, questo è un castello sotto controllo di Godric. E fin qua. Un testa di zucca. Fermi, attenzione. Ok. Io ho colpito la testa. È molto figa questa cosa. Ed è in realtà anche una loro difesa, appunto. Sono utilizzati per questo. O meglio, anche per questo. Ovviamente per noi non sono più pericolosi. Wow. Avevi lo spa. Guardatelo, è furioso. Combatte, attacca tutti. Questa è una cosa fantastica. Ne è valsa la pena. E con il fendente. Non credo che fosse un drop casuale. Questo ci droppa l'elmo. Allora, siamo in mezzo chiaramente a una colluttazione. Insomma, a un conflitto tra semi-umani e cavalieri ormai privi di senno. Però. Bello aver già trovato unicità così, immediatamente all'entrata. Ok. Direi nuovo? No. C'è un passaggio qui. È bello essere qui. Guardiamoci intorno. Non si butta nulla. Vorrei anche craftare un sacco di roba, ma dobbiamo... Onestamente c'è una cosa che voglio fare, perché altrimenti cade in secondo piano e rischiamo di non darle più importanza. Prima di entrare nel castello, non mangiatemi vivo ragazzi, non dispiacetevi, è per il meglio, fidatevi di me. Perlomeno è assolutamente quello che voglio fare e ci tengo personalmente. Andiamo in creazione oggetti. E adesso noi abbiamo 6 vasi incrinati, di cui 2 utilizzabili, perché già riempiti. Abbiamo questi che non hanno particolari usi. Uno d'olio e uno di fuoco. E noi li buttiamo, nostro malgrado, insieme alle risorse utilizzate per crearli. Disequipaggiamo creazione oggetti. Facciamo acqua santa 1. Velenoso l'abbiamo già fatto. No, fetido l'abbiamo fatto. Sonno. Vaso esca. Nessun vaso rituale disponibile. Ok.
oltre. Ah, non ne abbiamo quattro? Abbiamo tre. Ok. Provoca danni terrificanti a coloro che vivono nella morte, ai quali dona l'eterno riposo. L'ordine aureo non perdona chi non rispetta i limiti della vita. Appunto. Come una ninna nanna a una palude. Ah, ok, questo. Sogni d'oro. Ok. Perfetto. Poi li useremo. Interessante. Questo sarebbe bello da utilizzare su un gruppo di nemici. Ma non è ancora il momento. Ora, creazione oggetti. Come funzionate? Devo disequipaggiarle? Perché fate così dispettosi? 0 su 0. Ma cosa sto facendo? C'è una terza pagina con la descrizione. Che tra l'altro penso ci fosse anche nel CNT. Prendo atto. Ragazzi, perdonate la gaffe. A volte si fa overthinking per trovare soluzioni a problemi semplici. Io sono il maestro in questo. Fegato trattato con una soluzione medicinale di colore rosso fuoco, poi lasciato a essiccare. Oggetto da creazione. Ok. 5 frutti, un pezzo di carne, una foglia capillare. Ma in teoria questa va attestata perché lucciola d'oro. Sono molto preziose le lucciole d'oro, a differenza di quelle d'argento che abbiamo trovato spesso. Tuttavia, anche queste. Presumo con una certa certezza che si trovino sempre nelle aree, dopo un po' di tempo, in cui le abbiamo trovate. Però sono preziose. Ok. Volevo craftare gli ultimi oggetti trovati. Ci è servito perché abbiamo sgamato come effettivamente esistano altri vasi. Ok. Andiamo. Ah, mi mancavano le gaffe all'anima della scoperta 1 in cui meccaniche base sfuggono a causa di overthinking. È bello però vedere le differenze. Oh, fermi. Questo era un. Allora. Sì, sono gli. Io li chiamerei schiavi, ma sono gli uomini. I servitori di Godric. Decisamente. Allora, mettiamoci full. Top. Questi sono barili infiammabili, ovviamente. Togliamo di mezzo. E dire che ho rollato. Gli iframe non sono partiti subito. Avrete sicuramente visto l'animazione di lei che stava saltando. Allora, una cosa alla volta. Non c'è bisogno di andare a distruggere il balestriere adesso che poverino fa solo il suo lavoro. Guardali. Posso saltare con. Ok, fermi. Forte di height. Qui è possibile evocare. Va bene. Che cos'è questo? È vestito a una cotta. Non è un troll. Questo
Come se fosse un semi-umano estremamente evoluto a livello di dimensioni. Orecchie a punta. Mi ricorda i semi-umani, ma non ho mai controllato se hanno sul corpo questi tatuaggi, questi simboli tribali. È stato abbattuto. Visto che qua ci sono i semi-umani che stanno attaccando, presumo faccia parte della loro specie. Sanguirosa. Andiamo, proseguiamo, ragazzi. Abbiamo il mondo nelle nostre mani. Spada dritta logora. Bellissima da vedere. Logora che sia. Sebbene il richiamo dell'albero madre sia ancora visibile, il tempo non è stato clemente con quest'arma, ormai ridotta all'ombra di se stessa. Velocissima. Mi ricorda i bei tempi con il sabacco dell'anima della scoperta. È veramente una bella arma comunque da vedere. Poi per carità, come direbbe John, a.k.a. Big Boss, Naked Snake, sono fronzoli che non ti aiutano in battaglia. Però ammetto che sono fronzoli che piacciono assai. Questa era l'armeria. No, un magazzino più che altro. Ricettacolo del guerriero nomade 6. Grasso sanguinante. Freccia d'asso sanguinaria. Questa è una bomba. Cioè, possiamo infliggere sanguinamento a distanza a decine adesso. Ragazzi, questa cosa è importante, cioè. Il fatto che una cosa che un po' dispiace, che secondo me avrei messo in Elden Ring, specialmente in base alla sua componente GDR forzata, cioè rafforzata, è vedere anche per l'avversario lo status build up. Andare a immaginazione e speranza non è mai piacevole. Mi dispiace, sei un po' distratto, ma... Ma ragazzi, ma dai, ma... Siamo qui, eh. Siamo veramente qui. Ci siamo davvero. Non mi puoi fregare comunque, perché c'è il modo di andare là. Forse, ma forse no. Ma io penso decisamente che non sia. C'era un oggetto e dall'alto non mi sembra sia possibile raggiungerlo. Quella è l'entrata del castello. Ah no, non c'è un oggetto. No, no, non c'è uno. Ah, è chiuso. Non è davvero parte della mappa. Ah, stavo cercando di capire come fare il giro o saltare su alcuni merli. Ok. Fair enough. Fermi tutti. Perché un cavaliere di Godric utilizza... Questo è uno di quei casi in cui mangiare una resistenza al sanguinamento può fare miracoli, ma... What?
colto alla sprovvista con quell'attacco. E con soli due colpi mi ha completamente... Wow. Perdonatemi. Stavo cercando... Cioè, mi sentivo onestamente veramente molto superiore a lui. Stavo profondamente sottovalutandolo. Sono consapevole di averlo enormemente sottovalutato. E non ho neanche letto l'elmo di Zucca a causa della sua presenza nel cenete. Per quanto ribadisca gli stessi concetti che conosciamo ormai di loro. Ossia... la loro follia e protezione dal mondo esterno. Va bene. No, non mi fa... No! Non comincia subito l'hyper armor della culata. Scusate. Ok, però... No, anche il range è deludente. Deludente no. È meno di quanto volesse. Nel mio capriccio distruttivo. Tra l'altro... È evidente che questo posto è ormai in rovina. Ci sono questi ratti che rappresentano un po' un decadimento completo. Così come il continuo ripristino delle lacrime suggerisce che non stiamo assolutamente avendo a che fare con nulla che si avvicini a un dungeon come concept. Non male però. L'equilibrio con un'arma più 5, eh? Allora. Tu sei stato... Guarda un po'. Guardalo. E beh, funziona una volta. Però... Che figata. Sei tosto, eh? Cioè, speravo di essere arrivato al punto in cui l'hyper armor si sarebbe attivato. Invece no. Bel ritardo. Devo bere? Dai, vediamo. Sfruttiamo... il tutorial. Mi piaceva farla in maniera un po' più tattica, ma... Ah, è il nostro premio. Fendente sanguinario. Guardate che categoria. Sangue. Pesante. Incisività. Qualità. Magia. Sacro. Sangue. Fornisce a un armamento l'affinità sangue. C'è lo scaling sangue. Abilità del voto di sangue impiegata a chi partecipa. Da chi partecipa del potere del signore del sangue, che abbiamo già sentito nominare più volte. Abbassa il baricentro e cospargi la lama con il tuo sangue per sferrare un ampio fendente lacerante. Esiste lo scaling. E su cosa? Lo dobbiamo scoprire immediatamente su cosa scala il sangue. Stiamo scherzando? Direi destrezza... Arcano? Destrezza... Oh, basta. Cioè... Wow. Non c'era un boss alla fine. Oh, però... Medaglione di Dectus. Sinistra. Perché non è completo? Non posso equipaggiarlo. Unisci i medaglioni per azionare il grande montacarichi di Dectus. Guardate quel... Albero madre lì dietro. Dietro c'è anche il grande ponte con le torri. E abbiamo già visto quei cappelli. Sono... gli abiti clericali che abbiamo visto nell'interregno. Metà sinistra di un medaglione spezzato in due, raffigurante l'albero madre. Unendo le due metà è possibile attivare il grande montacarichi di Dectus che collega Liurnia e l'altopiano di Altus. Ciao. Si dice che la metà destra sia Forte Faroth. Nella regione del Draco Tumulo, nel lontano est, come ci ha suggerito Yura. Wow. Ma... Questo è un dungeon?
Ma ragazzi, si va? Si comincia davvero? È arrivato il momento? Perché io sono estremamente curioso di scoprire cosa potrebbe fare Roderica. Cioè, non era al castello di Kenneth, purtroppo. Ma devo anche essere onesto. Devo assolutamente cercare di ricordarmi, perché questo non me lo sono segnato, di che castello parlasse. Prendere appunti nel Elden Ring è qualcosa di estremamente prezioso. Che atmosfera questo posto. Ah, quindi abbiamo anche quelli velocissimi. Perfetto, ovviamente. Non voglio esplorare qui, ma quel colore. Mamma mia, queste melme mi mettono veramente un'angoscia. È veramente triste vederle, è veramente triste. No, è un cumulo di tombe, a meno che qua sotto. Potrebbe esserci qualcosa. Ah! Signore del sangue. Dovrebbe essere. Cosa stavi per fare? Avremo tempo di scoprirlo. Andiamo. Mazza che belli che sono. Però sono comunque andati. Putridi. Era assolutamente worth it, scusatemi. Ne valeva troppo la pena. Troppo. Vediamo che fanno. Ah, no, è solo. Levarmi da qua. Ho capito. Cioè, vorrà dire che finalmente potrò usare il calcio. Ho cercato di rimandare un po' l'entrata al castello. Però sono felice che quell'ombra fosse davvero un dungeon. Allora, ci mettiamo la spada. Calcio. Se non facesse rumore, utilizzerei una freccia di trina per addormentare il suo compagno. Ma non credo serva, ovviamente. Quello è un altro castello.
E non siamo abbastanza est. Cioè, non mi sembra Draco Tumulo questo, ecco. Anche se comunque è est, eh. E non è neanche poco. Il torrent non passa. Galleria di Kyle. Vorrei vedere meglio, comunque. Ah! Worth it. È morto intanto. Scusate, bisogna togliersi qualche gioia. Finalmente un'altra miniera. Questa cosa mi ispira molto, perché le miniere sono luogo dove trovare pietre di forgiatura. Dai. Oh, wow. Attenzione, eh. Nessuna fretta, Mike. Sei ovviamente molto curioso di finalmente poter affrontare il tuo primo legacy. Senza limiti, senza barriere, senza prompt che ti dicano che sei ancora lontano dalla meta della release. È ovviamente una cosa specialissima, ma no, not yet. Intanto non livellerò ancora perché voglio provare a vedere che succede a Margit se compro l'oggetto. Cosa non si fa per... Vedete che sono... Per, tra l'altro qui per la prima volta li vediamo proprio controllati. Guarda un po', guarda un po' avanti. È un'arma forte ormai, potenziata tra l'altro. Un'aura 5. Ovviamente ci manca... Cosa? Un polipo di terra. Ok. Scommettete che quella è una pietra di forgiatura, non uno? Mi sembra diversa. Sì, che bello che abbia... 4. Che bello che abbia l'estetica unica, in base a quanto è grande e quanto sporge dalla terra. Ok, sono obbligato a farlo. Cristallo incrinato. Ah, ma qui abbiamo... Wow. Oh sì, vi prego, venite tutti. Venite tutti qui. Che giochiamo una partita chiamata Weapon Art. Non volevo essere toccato. Au! Siete troppo divisi, ma io lo faccio comunque. Sono deluso. E allora finalmente si fa l'attacco pesante a spazzata. Yeah! That's how it's done. Così dicono da Spraterra. Anche se Mira non viene da Spraterra. Ce la immaginiamo in luogo originale. Buono. Io sono molto contento di quello che stiamo trovando, perché significa che quando superiamo una certa barriera... Il fatto è che ci mancano le pietre di forgiatura 3. Quelle mancano, wow. Quelle mancano completamente. È tosto, eh. E... Quanto adoro quest'arma. Quanto sono pessimo. Guardate le loro... In questi momenti voglio darvi un po' più di gameplay, un po' più... arcade. Non c'è molto da osservare, abbiamo già discusso di quello che rappresentano queste miniere e quello che avviene in questi luoghi. Macabro che sia, non è così interessante adesso. Ok. Sono rimasto molto male, ma per favore, ma che devi chiamare? Ah, loro obbediscono. Ok. Costretti, ma anche consapevoli del pericolo. Sia di disobbedire, di essere colpiti a morte. 5 imitazioni di grazia? Io ero più che curioso di utilizzarla, ma... Lo faccio immediatamente. Oh! Radahn, non è il signore del sangue.
Certo, perché queste spade possono sembrare in grado di lacerare la carne come magari alcune sciabole, ma sono le due lame di Radahn. C'è sempre questa estetica ferina, eh? Siete pronti? Porta verso le cose grandi. Imitazione di grazia. Dove conduce? Di qua? Verso Pottone? No, vabbè, ok. Schegge di osso. Ah, sono così preziose? Che volevo curiosare. A proposito di schegge di ossa umane, purtroppo è fragilissimo e si sgretola al minimo tocco. Ottenibile cacciando coloro che vivono nella morte. Frammento d'osso con macchie grigiastre. Sento un ruggito? Paura! Cosa? Oh, the esteemed warrior. Where did you spring from? This was supposed to be a dead end, I'm sure of it. What's going on here? A door from thin air. Well, stranger things happen at sea, or so I'm told. But onward to the Caelid Wilds. Gosh, that dead end had me rather stumped. Sono proprio loro. It's time I set off to the festival at Redmayne Castle on the southern edge of the Scarlet Rot blighted Caelid Wilds. Doesn't the thought just set your heart aflutter? Tutti vogliono andare là, eh? It's time I saw the festival. Doesn't the thought... E sono tutti in quiete piccolo. Ok. Questa è l'entrata? No, è un'uscita. È un'uscita. Un'uscita rappresentativa di qualcosa di estremamente grave e importante. Io esplorai proprio qui e cercai proprio di salire su questi promontori in nome del... Wow! Come ho fatto a non vederlo? Mia fiducia, tutta la mia... Ok, che mi sia di insegnamento, di serio insegnamento. So di non esplorare in maniera insufficiente, ma non è abbastanza. Attenzione. Davvero, attenzione. Sono ali quelle. Sono ali quelle. Sono wyvern, sono wyvern di diversi tipi. Un'arma! Lo so che voglio osservarlo, ma... È bellissimo! Guardate che bello che è! Ok, è tosto, è molto più tosto di quello che pensassi.
posso prenderlo alla leggera. È veramente forte. Tanto forte. Ok, verticale. Attacca R1, vai. Ok, ha fatto una buona mossa. Il suo corpo è un hitbox quando fa il pestone. Ora userà la coda. Esatto, anzi tutto il corpo di nuovo. Stordimento. Vediamo se ho il tempo di fargli un R2 prima. No, non ci arrivo. Ce l'ho. Ce l'ho, posso fare un R2 e poi il riposte. Non credo di stare a first strike, ma posso fare una... Posso mettermi qua, 3, 2, 1, caricare adesso. Ora farò il corpo. Non è bastato. Mannaggia me. Sono morto. No, posso fargli un altro riposo. Ok. Figo. È bello. Quindi, quando fa certi attacchi, il suo corpo diventa hitbox. Ma con un'arma pesante possiamo compensare la nostra mancanza di incantesimi. Magma Wyvern, direi di chiamarla. Comunque, drago, sì, però non antico. È un discendente magmatico. Quindi uno. Merda. Ok, ce l'ho fatta a schivarlo. Non faccio in tempo ora perché sono lontano dalla testa. Però ce l'ho preso. Vabbè, ok. Ok. Ora ci vediamo al prossimo. Nel punto giusto. R2. E poi riposte. Che begli occhi che hai. Ora. Ci metto davanti a lui. 3, 2, 1. Ora. Via. E... Boom. Però che non è facile come sembra. Serve una certa coordinazione. Sta piacendo molto. Tra l'altro... È molto forte. Chissà se utilizzare le... stavolta ho sbagliato. Via. No, esatto, via. Mi ha spinto sul magma, sono dovuto uscire dal magma e mi ha fregato con la... Bello, mi piace. Devi stare attento, è preciso, ma mi stavo chiedendo, chissà se utilizzare le... Zampette. Può essere interessante. Adesso ne userò una. Prima di ucciderlo. Un affondo addirittura. Quanto è duro, guarda un po'. Ok. Sulla testa ha un effetto diverso, eh. No, il menu aperto! Ho fatto l'attacco che... Questa è stata un po' strana. I accept that. È stata un po' strana. A moveset inaspettato, eh? Morto. E l'attacco in salto sul muso? Figa sta boss fight. Però devi sapertela gestire. A volte sì. Può portarti quanta differenziazione. Let's go. Ok. Ora. Mi ucciderà di nuovo.
Siamo... Abbiamo livellato vitalità. Questo è forte. Tra l'altro con un'arma più 5. A due mani. Biscaling in forza. Quindi 40 forza. È sorprendentemente resistente. Credo che il suo corpo non sia particolarmente difensivo contro i danni contundenti. Penso che stia prendendo belle sberle, ma... Era nostro. Era nostro. Beh, attacchi in salto possono fare cose carine qua. Posso? Sai che non posso. Ok. Vado a vabbè, ok, questo è l'attacco in cui devi saltare, perfetto. We got that. Ah, ecco perché l'hitbox non è qui, perché è un attacco. Via. Attacco caricato. Sulla punca. Ma non è ma. Questa è stata la salamandrata. Questa è stata la vivernata e salamandrata. Smettila di fare Dark Souls 2-2, per favore. In questo. Mi ha spinto il body, mi ha fatto slittare sul magma mentre ero sotto di lui. il body block ci stava. Ecco qua. Le mie 7000 anime. E rune. Ok. Allora, noi l'abbiamo in pugno, ma non abbiamo controllo. Nel senso che la fight è particolarmente a sentimento. Bisogna sapergli fisciare il moveset giusto. Per farlo, forse, cominciare a una mano con lo scudo alzato. Questa era un'idea. Bisogna farsela con più calma, senza la fretta di fargli super mega danni, eh? Ma è bello che... Porca miseria. Era un po' volare, immagino. Ci leviamo da qua. Attacco caricato. Attacco caricato. E attacco caricato per lo stordimento. Poi. Musetto. Attacco caricato. 573. Riposti. Ora. Gambe posteriori. Attacco caricato. E ancora. Ho sbagliato. Altra gamba. Era l'altro lato. Però probabilmente lui si gira dall'uno o dall'altro. Quindi, quando si gira, si passa all'altra gamba e si comincia a fare l'attacco caricato. Il soffio dovrebbe andare dall'altro lato, sotto di lui, ma non raggiungere l'altro arto posteriore. E a quel punto è fatta. Se Elden Ring non crasha. It's dead, Jim. Va bene. Crashato tutto. Stabile. Grazie. Sì. Segnalo. Ma grazie a te. Ma grazie a voi. Un piacere. Titolo complesso, per carità. Still. Non darmi la colpa di non aver... Non darmi la responsabilità di non aver chiuso il gioco correttamente. Prenditi la tua responsabilità. Galleria di Gael, comunque. Battute a parte su un certo... schiavo. Posso? Quella che era più rispettosa dei propri dei nostri spazi, eh? Con la punta della lama, io penso. No! Ho premuto io, cioè... Praticamente, sì, arrivi a... Cazzo, era vinta. Era veramente vinta questa. Incredibile. Arrivi ad avere l'ultra istinto. Cioè io ho premuto X, ormai sapevo qual era il tempo di recupero dell'attacco, sapevo che la Q del salto non sarebbe arrivata in tempo.
Questa è una cosa che cacca. È normale che capiti, hai detto. Cioè, ah sì, sono morto. It is done. Posso? Posso? Grazie. Ok, testina! Boh! Interessante, eh? Questa cosa dell'attacco in salto sulla testina. Guarda un po'. Male? Ah, guarda un po'. Mi piace. E se faccio questo? E questo? È persino molto meglio di fare un. Perché non prendi iframe. Non prendi iframe, bello. Ma mi sa che ho trovato il tuo punto debole. Anche il mio. E dai, che lo. Mi sono piegato tanto velocemente, l'ho premuto. Ho fatto X! Infatti è questo, a differenza di troll e altre creature simili, questa salamandra agisce molto velocemente, è quasi un contrattacco quel pestone, però hai tutto il tempo di schivare. Mi piace puntare alla testa. È Magma Meteor. Allora, insomma, un po' in piccolo. E almeno questa arena è abbastanza grande. Vero, spirito arboreo. No, vedo dove sono. Non c'è più spazio. C'è solo lava e salamandra. Ok. Non vedo nulla. Classico. Fallo. No, 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 no. Ehi! A sto punto 4 e 5. Ci sei arrivato, ero convinto che tu non avresti fatto un 360. Nope. Bella palla di fuoco. È divertente da combattere. Non è pulitissima come fight, ma è divertente. Volevo fare un attacco in salto, non era mia intenzione essere così. Pirla da buttarmi sulla lava. Chissà se si può addormentare sto affare. Sembra un animale, potrebbe. D'altronde sì, è armato. Ed è abbastanza intelligente da usare l'arma. Questa cosa comunque, in base a. Cioè, ragazzi, la viverna di Dark Souls, Calamith, nessun drago utilizzava armi. Questa cosa è importante. Vi ricordate che il fatto che la fauna ha ricevuto il senno? No, non uccidermi! Ok. Senza parlare del soldato Draconide. Quella è un'altra chiacchiera che dovremmo fare insieme. Quella è veramente un'altra chiacchiera importante. Quella è proprio tosta. Guarda, è stata una bella fight. Che sto per perdere. Perché pensavo fosse un headshot. Ok, è stata una bella fight, sono molto contento. Grazie. No! La zampa di gallina. Ho veramente detto questa frase. Oh. Oh. Questa è un'informazione importantissima. Dimostra indissolubilmente, inconfutabilmente, quanto la discussione sia su discendenti draconidi. Sì, sono drachi, più che draghi. Sono draghi. Questa cosa è molto figa. Tanta roba. Sto facendo un giro perché. Non mi ricordo. No, ma ero già sceso, quindi non. Non c'è niente, vero? Abbiamo già dato. Tutto fatto. No, non proprio, infatti, lo sai, fucking knew it. Ok, culo.
Sapevo che sapevo che mi mancava qualcosa. Davvero? Questa è la tua risposta a tutto? Che fa? Ah, si è curato! Come ha fatto? Senti, ti sembra il caso? Ti sembra la cosa giusta da fare in questo frangente? Sì, secondo loro sì. Cioè, secondo loro questa era la cosa giusta da fare. Perché perché cheatano. Perché lo sanno. Loro lo sanno benissimo che non hanno il fuoco amico. Quando dovrebbero assolutamente averlo contro creature di fauna. Fra di loro, no. Con creature di fauna, sì. Anche perché spesso accade che sia esattamente così che vanno le cose. Allora, non succederà, per carità. Però sono tanti 16.000. E io ho questo. Toh, ciao. Non siamo qui a rischiare la possibilità di comprare l'artefatto anti profezia, anzi presagio. Because warrior blood runs through my veins, man. Sono un dio. Sono un grande. O un imbecille, ma... Cioè, nel senso, una via di mezzo. La facciamo a ritroso, che ne dite? Sono top, cioè. Bravo me. Called it, eh? Probabilmente non mi sarei mosso in quel modo avessi avuto più consapevolezza, ma... Ehi. Non da adesso. Non abbiamo perso 16.000 rune. E questo è quello che conta. Mi piace il tuo tempo di reazione. Meglio così però, perché altrimenti sai che frustrazione non poter salire neanche le scale. O no? Ok, questa è brutta. Facciamo attenzione che questa è brutta. Dobbiamo a questo punto gestircela con un minimo più di riguardo nei confronti... Esiste sempre il gusto di fare le cose fighe, ragazzi. Un minimo di... Cioè, le avrei tutte. Voi sapete cosa accadrà, vero? Io non accetterò mai. Mai. Dopo aver speso tutte quelle rune solo per acquisti e completismo di lore, codex e incantesimi, di perdere 17.000 rune because bullshit gameplay. Vi ricordate quei bellissimi, simpaticissimi, premiantissimi nani guerrieri? Quei microumani... Non sono nani, sono mini umani, praticamente simili ai crani rimpiccioliti di varie tribù terribili. Andremo lì. E ci andremo, sapete con cosa? No, non tutti. Beh, la differenza tra giocare con la fretta e giocare recentemente ad Elden Ring è questi risultati, ovviamente. Sapendo che manca poco alla fine dell'episodio, stavo cercando di dare un finale. Brutte bestie. Nulla è perduto, anzi. Non tutti i mali vengono per nuocere. Con che credete di avere a che fare? Che io non abbia un'idea per fare una figata. Utilizzeremo le zampe di gallina argentate. Merda. E con quelle vedremo se hanno qualcosa da droppare. Anche se ancora non ho livellato arcano. Bastardi. Provaci. Di nuovo.
Mamma mia. Overkill. Dammi più echi. Dammi qualcosa. Come in Dark Souls 1. Davvero non tutti i mali vengono per conoscere. Mi sarei dimenticato di leggere questo. Nice. Cos'è? Ti glitchi? Ti glitcho io nell'interregno adesso. Vai all'albero madre, merda. Scusate la volgarità. È una di quelle sconfitte che non riesci neanche a definire sconfitte. È proprio una roba che dici, ma che cosa è successo? Ma perché? What have I done? Come ho potuto? Hai un'arma così leggera e fai un attacco caricato proprio davanti a me, eh? Pessima idea. Che è ancora in vita, tra l'altro. Eccole, lucciole d'argento, vedete? Tutta l'oro. Tutta l'oro. Vieni qua, vieni qua. Ho un'arma pesante. Almeno sì. Ok. Ma si sta proteggendo? Ah no, perché è la conformazione del terreno. Può essere. Il range di questa cosa è fantastica comunque, eh. Ipnastico. 712. Ok. Allora, questa miniera è incredibile con i pezzi di 4. Ok. Ok. Oddio, erano più i berretti. Le cose clericali erano più quelle di Dranglic che non di. Beh. Ragazzi. Cioè, GG. Katana di scintipietra. Il capolavoro di un fabbro di Sellia. È soprannominata Velo di Luna per il bagliore che la avvolge quando viene sguainata. Non direi che la Moonlight, però è soprannominata Velo di Luna. Naginata incrociata. Arma lucerna. Arma composta da una lama a tre punte fissata su un'asta. Il lungo braccio ricorda da vicino una katana. Arma originaria delle terre di Junki. Singolarmente può essere usata come lancia al contempo sferrare le tali fendenti. Che figata. Quanto costa? 20 destrezza. Se ha anche un fendente, è vero, è proprio. No, ok. Qualcosa ha. Attacco in corsa. R1. Non top, però buono. Mentre questa arma è speciale. Ed è infatti int. È la Yite. Ah, non fa partire nulla perché no. Ok. Se non hai l'intelletto, non. D'accordo, d'accordo, prendo atto. Allora. Perfetto. 5, più 17, 22. A posto. È il momento. Ci dropperanno qualcosa? Lo scopriremo. Devo ucciderne 17. E io lo faccio. Aumenta. Slurp slurp. Di quanto? Di 50. Di 50.
signori. Alla prossima!